Si è tenuta nella giornata di ieri l'assemblea di mobilitazione contro la crisi e le manovre del governo Monti nella sede di Confcommercio Catanzaro. L'assemblea è stata voluta da Rete Imprese Italia che, oltre a Confcommercio, comprende anche le altre associazioni di categoria, quali Confartigianato, Confesercenti, CNA e Casa Artigiani. A fare gli onori di casa, porgendo un saluto alla ricca platea presente, ci ha pensato il presidente di Confcommercio Catanzaro, Pietro Tassone, che si è soffermato inizialmente sul periodo di forte recessione che sta attraversando il paese. Diciamo che non è solo del commercio, ma ritengo sia la crisi dell'economia nazionale, tant'è che Rete Imprese Italia, che raggruppa le maggiori associazioni di artigiani e commercianti, si rende preoccupato alla fine per lo sviluppo di questa crisi, che può toccare termini depressivi oltre che recessivi in questo momento. Nel corso dell'assemblea moderata da Pietro Falbo è intervenuto anche il presidente nazionale di Rete Imprese Italia, Carlo Sangalli, che ha voluto rivolgere anche egli un saluto in diretta streaming a tutte le associazioni di categoria che hanno assistito all'evento. È stato lo stesso Carlo Tassone in seguito a spiegare gli scopi della mobilitazione a raggio nazionale. Alla luce delle nuove elezioni noi vogliamo gridare appunto questa nostra sofferenza per dar luogo e voce sia alle ragioni del vigore, così, perché in effetti bisogna appunto certo sì tagliare le spese, ma anche pensare alle ragioni dello sviluppo della nostra economia, che in questo momento sta attraversando una crisi fuori dal normale, quindi quasi a rasentare un po' quella che è una depressione sociale.